Sindaco Urso, ancora una volta San Martino Meno al Mare spalanca le porte, le vie, le piazze alla Fiera della Rover. un appuntamento importante, alla Fiera della Candelora per la verità: è un appuntamento importante che attira tantissimi visitatori, residenti e turisti, possiamo dire. Sicuramente, sì, 318 anni di tradizione che vengono ogni anno riproposte, e ogni anno ci, cerchiamo di rinnovarci, di proporre sempre qualcosa di nuovo, sempre nel rispetto della tradizione che segnava la fine dell'attività, soprattutto della raccolta delle olive, e iniziava quello che è il nuovo percorso agricolo eh, con fiori, frutta e gli animali. Ecco, io ho parlato di Fiera della Rovere perché c'è comunque sempre questa rassegna arti e sapori della Rovere. Sicuramente sì, è un segmento importante che caratterizza la Fiera della Candelora e anche quest'anno è riproposta. Quest'anno rilanciamo con alcune iniziative nuove, tipo uno Street Food che... È esalta quelle che sono le caratteristiche agroalimentari del nostro paese, ma anche da eh, aspetti che arrivano dall'estero, anche dagli Stati Uniti, con uno street food che caratterizzerà la piazza, de, piazza Aurora e dove verranno somministrati dei cibi caratteristici di quei luoghi. E sul sagrato della Madonna della Rovere eh, ci sarà un artigianato particolare che riprenderà le materie prime dell'agricoltura, come l'albero d'olivo, e ci saranno tutti questi artigiani che ci riproporranno e addirittura sul sagrato stesso confezioneranno questi piccoli oggetti di artigianato. Ecco, Assessore Fedozzi, insomma, sarà una rassegna dove chiaramente l'extravergine, le olive della taggiasca saranno le protagoniste, però ci sarà spazio per tutte le vere tipicità dello stivale, anche qualcosa di forestiero? Sì, esatto, infatti ci sono diverse realtà che saranno presenti a questa nostra fiera, e di questo per noi è un motivo di orgoglio perché vuol dire che segna proprio l'importanza che ha questa fiera eh, per noi ma anche per chi viene a proporre i propri prodotti infatti ci sono diverse realtà di, da tutta Italia e sicuramente ci sono diverse eh, realtà importanti nostre del territorio che eh, portano i loro prodotti tipici e per noi diciamo che questo è un evento molto importante praticamente è una festa di paese perché coinvolge eh, quasi tre quarti del nostro territorio per cui eh, è molto importante, la sentiamo molto, noi cittadini di San Bartolomeo. È un appuntamento che aspettiamo ogni anno con molto interesse e molta partecipazione. E anche di grande richiamo perché c'è tantissima gente in questa occasione. Esatto, di grande richiamo, come ha detto giustamente prima il sindaco: ci sono proprio anche turisti che vengono appositamente in questi giorni perché conoscono la fiera. Per cui invitiamo chi ancora non la conoscesse a farci visita il 2, il 3, e il 4. Quest'anno saranno un giorno in più perché. Attacchiamo anche la domenica, eh, per cui invitiamo tutti a essere presenti e sarà sicuramente un evento che ricorderanno.